Siamo nel piccolo museo del Dipartimento di Chimica, che è tuttora in corso di allestimento, è diviso in tre zone, ciascuna delle quali è dedicata a un momento storico, a un personaggio importante nella storia della chimica e a un tema che caratterizza la nostra disciplina. La prima area che riguarda i primi decenni del 1900 può essere focalizzata intorno al personaggio di Luigi Casale, che ha studiato in questo istituto, che ha messo a punto un sistema di sintesi dell'ammoniaca. Grazie a questo processo è possibile sintetizzare grandi quantità di ammoniaca, che poi a sua volta viene utilizzata per la sintesi industriale di fertilizzanti azotati. Questo secondo blocco in cui ci troviamo, il periodo storico è successivo, fine anni 20 fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il personaggio chiave qui è ovviamente Primo Levi, che ha studiato in questo istituto, che è noto chiaramente per la sua attività di scrittore come testimone della deportazione e dei campi di sterminio, ma ha anche avuto una produzione letteraria di grandissima rilevanza nell'ambito della divulgazione scientifica, forse prima che avesse questo nome. Levi ha scritto importanti storie, racconti e questo libro, Il sistema periodico, è stato designato dalla Royal Society come il più importante libro di divulgazione scientifica mai scritto. Contiene dei meravigliosi racconti. La terza e ultima zona del museo, in cui troviamo apparecchi più moderni, fa riferimento ai decenni invece del secondo dopoguerra, e il personaggio che ci accompagna in questa zona è Michele Giua. Michele Giua, in realtà era già attivo nell'insegnamento prima della Seconda Guerra Mondiale, ma per il suo rifiuto di iscriversi al Partito Nazionale Fascista fu allontanato dall'università. E in seguito alla delazione di un infiltrato fu incarcerato per la sua attività di antifascista. Dopo la guerra venne chiaramente reintegrato nell'insegnamento e fu anche eletto all'Assemblea Costituente e fu senatore, essendo molto impegnato nella sua attività politica per temi di grande rilevanza sociale. La misura della massa è uno dei metodi più antichi messi a punto dall'uomo per studiare la materia. Lo strumento per eccellenza per far ciò è sicuramente la bilancia. Qui se ne può osservare un esemplare di fine 800, ancora con l'impianto a due piatti, utile per confrontare una massa incognita con una massa nota. Seppure sicuramente obsoleto rispetto alle bilance elettroniche moderne, in realtà questa struttura garantiva delle sensibilità discrete, tant'è vero che iniziava a necessitare della teca e del barattolo con il sale esposto all'aria. Questo perché una bilancia molto sensibile subiva già le influenze delle casuali correnti d'aria dell'ambiente di misura. Addirittura l'acqua condensata sui piatti era in grado di fallarne, per questo la teca chiusa per le correnti d'aria, e il sale è in grado di assorbire l'acqua dell'ambiente e non lasciare che condensasse sui piatti.